Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un profumo spettacolare che ha fatto la storia. Vi sto parlando di Dior e in particolare Poison, il classico, appunto venduto in eau de toilette. Nasce nel 1985 e quando uscì fu uno dei profumi più acquistati di quegli anni. Lo si sentiva in tutte le salse, purtroppo è avvenuta una riformulazione e quindi si ha un profumo completamente diverso, comunque un po' l'ombra di se stesso come avviene spesso. E si ha proprio una sensazione di accoglienza con questo profumo. Io vi parlo di una formulazione del 2018, veramente veramente squisita, un profumo che ho sentito nella mia memoria e si è ripetuto, quindi uno di quei profumi che voi avete sentito su tanta gente che però ovviamente non chiedendo non sapete quale fosse, e poi quando lo sentite in profumeria dite ecco, era quel profumo lì. Un profumo orientale floreale che ha una caterva di ingredienti, di fiori, di frutti, di elementi meravigliosi. Vi dico che di primo acchito, quando io l'ho sentito iniziare e poi l'ho fatto evolvere nel suo dry down, l'ho subito associato all'incenso. È una cosa automatica, quindi adesso vi dico come sono le sue note, poi ne parliamo insieme. Le note di testa abbiamo la prugna, le bacche, il coriandolo che si sente tantissimo, l'anice e il legno di rosa. Questa apertura è veramente scandita dall'anice e dal coriandolo, quindi voi avete questa vampata di freschezza assoluta che io adoro nell'anice, ma è accompagnata da questa spezia che è il coriandolo, che è molto molto pungente, è molto caldo, quindi è ovviamente anche molto speziato come profumo. E sento pochissimo il legno di rosa. Come note di cuore entriamo poi nel vivo del nostro Poison. Abbiamo la tuberosa, l'incenso, il miele bianco, la cannella, l'opoponax, il garofano, i fiori d'arancio, gelsomino e la rosa. Allora, di questa carrellata di ingredienti il mio naso percepisce tantissimo il miele bianco e tantissimo l'incenso. Secondo me, a mio parere, il profumo Poison è molto molto incentrato su un incenso che è smorzato in realtà poi da tutti gli ingredienti che lo accompagnano, però l'incenso primeggia su tutti. Come dry down, e quindi sulle note del fondo, abbiamo la vaniglia, l'eliotropio che si sente davvero tantissimo, il muschio, l'ambra, il sandalo, un altro elemento che si sente davvero tanto accompagnato all'incenso, il cedro e il vetiver. Quindi vedete che ci sono anche degli elementi molto mascolini. Per descrivervelo al meglio, immaginatevi proprio di entrare, avete presente ovviamente nelle chiese o comunque quando entrate in un posto dove bruciano l'incenso, ma non è incenso pungente, un po' che fa pugni con l'olfatto a volte, ma un incenso molto sul dolce che viene accompagnato anche in questo caso dalla rosa. Il Poison è veramente un mix di note che sono state così ben amalgamate e calibrate che riesce a dare questo senso di tranquillità, veramente di pace con i sensi, che solo Poison riesce a dare. Ovviamente la sua durata, la sua persistenza, io vi parlo della riformulazione attuale, è medio-alta, nel senso che il mio voto è un 8 su 10, perché quando lo spruzzo ovviamente ha subito questa vampata enorme di ingredienti, di fumo, di miele, di prugna, di opoponax, tutta una mescolanza di note fortissime, e poi si adagiano sul dry down del sandalo e della vaniglia. Quindi come dry down è molto tranquillo, molto dolce, sicuramente un profumo molto orientale che va assolutamente calibrato. Quindi ragazze, assolutamente quando utilizzate Poison non abusatene, perché fa venire mal di testa, perché ovviamente anche il coriandolo iniziale dà quella sensazione un po' stordente di Poison, che vuole essere proprio un narcotico come profumo, e ha una persistenza, come dicevo, medio alta. Il sillage in realtà è molto molto alto inizialmente, come spesso succede, e il dry down si quieta, quindi il mio voto è un 8 su 10, parlando sempre della nostra riformulazione. È un profumo che io ho comprato per averlo nella mia collezione, ovviamente,
non è un profumo che io utilizzerei tutti i giorni, perché è un profumo che poi è stato in realtà molto copiato negli anni, mai arrivando a questa perfezione di ingredienti. Mi piacerebbe sentire assolutamente la versione vintage, perché dicono che è una bomba atomica che non ha eguali, e sicuramente purtroppo questa versione qua degli ultimi anni è un po' l'ombra di quello che è stato Poison negli anni. Quindi ragazzi, se siete alla ricerca di un profumo molto molto misterioso e particolare che ricorda gli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, che è stato un masterpiece, quindi un capolavoro della profumeria, da cui poi hanno preso spunto tantissimi altri nasi profumieri, andate a sentire Poison Eau de Toilette. E ovviamente, se siete fortunate ad avere ancora una versione vintage, tenetevela stretta. Anche per oggi il video è terminato, ragazze. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about it.